Posso aiutarti? Posso aiutarti? Sebastian mi ha detto di chiederti di un club. Se Sebastian garantisce per te, non mi serve sapere altro. Organizzo duelli per bacchette incrociate, una sorta di club del duello. Se Sebastian ti ha invitato, deve stimarti davvero molto. Pare io abbia un dono per i duelli. Allora sei nel posto giusto. Come funziona bacchette incrociate? Vieni qui, io ti abbino ad altri duellanti e chi resiste fino alla fine vince. Vogliamo stabilire una volta per tutte chi sono i migliori studenti nel duello. E per rendere le cose più interessanti, il vincitore riceve un premio. Ti interessa? Certo, duellare è un bel passatempo. Sono d'accordo. Inoltre, volendo, si può anche duellare a coppie. Per cominciare, ti abbinerò a Sebastian. La prossima volta dovrai portare con te un partner o duellare da solo. Allora, ti va di batterti? Fammi entrare nell'arena. Spettacolare! Diamo fuoco alle polveri! Ti faremo pentire di averci provato. Bel lavoro! Sebastian non si sbagliava su di te. La competizione sarà ardua, ma continua così e sarai il prossimo campione della scuola. Fantastico! Puoi contarci? Lo farò. Serve tempo per organizzare questi duelli. Ma ripassa più tardi e vedrò cosa posso fare nel frattempo. Ancora congratulazioni per la tua prima vittoria a bacchette incrociate. Bel combattimento! Spero di rivederti presto! Rebellion. E riguardo alla stanza, professoressa? Pensavo la stessa cosa, Tick. Forse puoi aiutare... Oh, Tick chiede scusa. Ah, eccoti qui. Spero che le prime lezioni siano andate bene. Sì, professoressa. Così mi hanno riferito i colleghi Hecate e Ronen. Il professor Fig ti ha insegnato diverse cose prima del tuo arrivo. Scommetto che ci sono molte cose che non mi hai detto sul tuo viaggio di arrivo. È così, vero? Niente affatto, professoressa. Capisco. È come tirar fuori un sonetto da uno thriller. In ogni caso, devi continuare a lavorare su ciò che hai imparato. Pertanto, ho chiesto ai colleghi di assegnarti degli incarichi in più per velocizzare i tuoi progressi. Il professor Ronen ha menzionato qualcosa al riguardo. Il professor Ronen si incontrerà con te fuori per assegnarti il tuo primo incarico. Ora, a proposito della visita a Hogsmeade di cui parlavo, ci siamo organizzati per sostituire i materiali che hai perso, compresi semi, ricette di pozioni e magiformule. Grazie, professoressa. E il signor Ollivander ti procurerà la bacchetta perfetta. A lezione hai usato con profitto una bacchetta prestata, ma scoprirai che con la tua potrai ottenere risultati nettamente superiori.
Cos'altro può dirmi sul negozio di pozioni, professoressa? Pozioni di J. Pippin ha un vasto assortimento di ingredienti per pozioni. Di solito non vende ricette. Il professor Sharp, tuttavia, gli ha chiesto di tenerne da parte un paio apposta per te. Professoressa, non ho mai sentito la parola magiformula. Cos'è? Una magiformula è una sorta di ricetta usata per evocare oggetti. Approfondirò l'argomento in seguito, quando inizierai a lavorare sulla trasfigurazione. C'è un negozio di Ollivander a Hogsmeade? Sì, il suo negozio a Diagon Alley è più noto. Siamo fortunati ad averne una succursale nei pressi della scuola. Il signor Ollivander è un artigiano di bacchette di enorme talento. Non mi rivolgerei a nessun altro per una bacchetta. Sono davvero impaziente di visitare il villaggio. Molto bene. Vorrei che per la tua prima visita al villaggio ti facessi accompagnare da un altro studente. Magari Sebastian Sallow o Nazaio Nai. Ho notato che ti piace passare del tempo con loro. Vorrei andare con Natti. Ottima scelta! Nazaio Nai è una studentessa molto talentuosa e conosce bene la zona. Ti guarderà le spalle, evitandoti sgraditi incontri con gli scagnozzi di Rookwood. Rookwood? Un losco figuro del posto. Meglio evitare lui e i suoi sodali, incluso il suo cosiddetto braccio destro, Theophilus Harlow. Finito con l'incarico del professor Ronan, troverai la tua guida all'ingresso del castello. Non c'è tempo da perdere! Prima completi il tuo lavoro e prima potrai goderti una burrobirra ai tre manici di scopa! Una risorsa molto utile, la tua guida. Ah, eccoti qui. Voleva insegnarmi un nuovo incantesimo, professore? Proprio così. Ed è un incantesimo molto utile. Reparo, l'incantesimo riparatore. Sistema ogni cosa. Potrai riparare un oggetto rotto e riaverlo come nuovo. Potrebbe tornarmi facilmente utile. Più spesso di quanto si creda. Come ti anticipava la professoressa Weasley, non sarò l'unico a insegnarti incantesimi al di fuori delle lezioni. Devi metterti in pari con gli altri studenti. Molti dei tuoi professori hanno consentito a farlo, ma per prima cosa ciascuno ti chiederà di portare a termine dei compiti preliminari. Ne ho alcuni per te da svolgere oggi. Portali a termine e poi torna da me. Imparerai il reparo in men che non si dica. Perché devo completare gli incarichi prima di imparare reparo? Nessuna lezione è utile tanto quanto l'esperienza in prima persona. Questi compiti te la forniranno. Tale esperienza è impareggiabile nell'apprendere a gestire la magia. Completerò subito gli incarichi, professore. Revelio! È la zona giusta. Chissà dov'è la pagina volante. Leviamo! Action! Fatto. Deve esserci una pagina volante da queste parti. Revelio!
Revelio! Non montarti la testa solo perché hai battuto una volta Salon. Se solo qualche nuovo... Asso! Fantastico! Mi auguro che i compiti preliminari... Ho completato gli incarichi, professore. Meraviglioso! Puoi dire di sapere gli incantesimi essenziali. Ora proviamo il caro vecchio incantesimo riparatore, va bene? Ricordati di enunciare con chiarezza l'incantesimo e compiere movimenti decisi. Voglio vedere energia. So, bacchetta pronta! Sì, signore. Ricorda, la tua bacchetta conduce la tua magia. Sì, così. Molto bene. Se desideri esercitarti a riparare qualcosa, puoi provare con la statua danneggiata nell'alcova vicino all'acqua. Pare simboleggi una relazione andata... Riparo! Forse qualche innamorato la trovava troppo fortunata. Revelio! Riparo! Leviosa! Ho combinato proprio... Va tutto bene? Oh, ciao! Grazie per avermelo chiesto. Mi chiamo Cressida e no, non va tutto bene. Temo di essermi messa in un bel pasticcio con la bibliotecaria. Sai, mi piace creare nuove magie. Ho usato il mio incantesimo leggero come una piuma sui libri che avevo preso in biblioteca. Mi si stancano le braccia a portarli sempre in giro. Ma nel mio incantesimo devo aver confuso la parola latina per piuma con quella per uccello, perché quando ho aperto la borsa in biblioteca hanno preso il volo. Mi sembra una cosa bellissima. Grazie, ma credo proprio che la bibliotecaria non la vedrà così. Riprenderei i libri e toglierei l'incantesimo io stessa, ma non è la prima volta che uno dei miei incantesimi crea scompiglio in biblioteca. Amit ha detto alla Scribner che quelli che volavano erano i miei libri e lei ha minacciato di scrivere ai miei genitori se creo ancora problemi. Forse puoi recuperarli tu. Sono solo 5. Non sospetterà di una persona appena arrivata che si guarda intorno. Perché Amit ha detto a Madame Scribner che erano i tuoi libri? A dirla tutta, non penso volesse causarmi problemi, anzi, credo che volesse vantarsi della mia prodezza. Amit passa ore a guardare le stelle, ma sa riconoscere un buon incantesimo quando lo vede. Immagino di sì, sempre che ne abbia il tempo. Te ne sarei molto grata. Uno dei libri è il mio diario e non vorrei che cadesse nelle mani sbagliate. Se tu li recuperassi e me li riportassi, potrei rimuovere l'incantesimo. Dovrò utilizzare accio per prendere quei libri. Fatto. Ne mancano solo 4. Revelio! Revelio!
Un'altra avventura ti aspetta? Revelio! Atto! Revelio! Lumos! Revelio. Passo. Revelio. Lumos. Revelio. Atto. Revelio. Revelio. Passo. Questo era l'ultimo libro. Ora vanno portati a Cressida. Ciao, Cressida. Ho recuperato i tuoi libri, diario incluso. Oh, che sollievo! Grazie. Sarò felice di toglierti quel peso dalle mani. Ricompensami per il tempo speso, a meno che non voglia che i tuoi compagni sappiano ciò che pensi davvero di loro. Oh, avevo un'idea completamente diversa di te. Potrei dire la stessa cosa di te. Secondo il tuo diario, ti piace molto dare giudizi sugli altri. E va bene, ti pagherò. Ma non ti immagini neanche lontanamente che cosa scriverò su di te dopo. Ho fatto davvero male. Ehi là, mi stavi cercando? Natty, non hai aspettato troppo, vero? Per nulla. La professoressa Weasley mi ha detto che devi recarti a Hogsmeade. Immagino tu non veda l'ora di riavere delle cose tue e di vedere il villaggio. Già, non vedo l'ora. Bene, partiamo subito? Vorrei mostrarti Hogsmeade in tutto il suo splendore.
Revelio! La Weasley mi abbia chiesto di accompagnarti. Davvero? Sì, avevo pensato di invitarti personalmente. Immaginavo che avresti portato un bel boccale di burro birra al villaggio. Il gufo della Weasley è arrivato proprio al momento giusto. Una volta per sbaglio ho fatto levitare il panino del professore. Revelio! Non sai quanto sia piacevole respirare dell'aria fresca dopo essere stata nell'aula di antiche rune. Sceglierla come materia opzionale è stato un grave errore, credimi. Ti credo. Anche se suppongo non si possa davvero definirla opzionale quando è tua madre a sceglierla per te. Revelio! Hogsmeade è bellissima in questo periodo dell'anno. Ti diranno tutti di andarci sotto Natale, ma quello è uno dei pochi periodi dell'anno in cui preferisco restarmene al chiuso. Non ami molto il freddo, eh? Ah, il freddo non mi dà fastidio, anche se ci ho messo un po' per abituarmici. Da noi non nevicava mai, sai? Revelio! Oh, aspetta, da questa parte. Qui intorno trovo spesso delle mosche crisopa. Oh? Cosa hanno di tanto speciale? Beh, hanno un aspetto interessante. E se le cuoci a lungo, puoi anche usarle nelle pozioni. Guarda! Degli ippogrifi sono usciti dalla foresta proibita. Chissà se qualcosa li ha spaventati. Mi era giunta voce che avevano avvistato degli ippogrifi nei paraggi. Revelio! Ho già visto gli ippogrifi. Ovvio. Gli ha anche già dato un nome. Saltelloso e zuccherino. Quella a sinistra è la foresta proibita. Agli studenti è proibito entrarci, come si evince dal nome. E perché è proibito? I professori dicono che è troppo pericolosa, ma secondo me chiamarla proibita la rende solo più allettante. Ah, ecco Hogsmeade, oltre il crinale, dopo quella rovina. Revelio! Se potessi, passerei tutto il mio tempo a esplorare. Confesso di essermi stupito quando la Weasley ha detto che conoscevi bene la zona, considerato che non sei qui da molto. Ha detto così? Accio! Pensassi. Io direi che senza dubbio a scuola si impara tanto, però c'è molto da scoprire anche fuori dal castello. Leviosa! Accio! Ti stai ambientando? Ricordo che nelle prime settimane dopo il mio arrivo mi sentivo strana. Era tutto così nuovo e insolito. Sto cominciando ad abituarmi. E tu? Ti sei sistemata bene alla fine? Mi manca ancora il paese, ma anche questo posto è bello.
E uscire dal castello ed esplorare i dintorni mi è stato utilissimo per ambientarmi. Adesso a Hogwarts mi sento a casa. Spero che sarà lo stesso anche per te. Revelio. Signor Moon! È il custode di Hogwarts. Sembra un po' malconcio. Salve, signor Moon. Ha già incontrato il nostro nuovo arrivo del quinto anno? Piacere. Meglio tornare indietro, signorina Unai. Girate i tacchi e... scappate. Va tutto bene, signore? Mi ha guardato dritto in faccia con quei suoi occhi enormi. Di cosa sta parlando, signor Moon? Demi... Guys... Brutto, peloso, terrificante. Io torno al castello. Lì sarò al sicuro. Buona fortuna a voi. Povero signor Moon. Un demi-guys. Mi sa che ha fatto troppa baldoria al villaggio. Devo dire che non l'ho mai visto in quello stato. Ci siamo quasi. C'è tanto da vedere fuori dalle mura del castello. Non soltanto Hogsmeade. Quando vuoi esplorare, non hai che da dirmelo. Con le voci che girano sui goblin e tutto il resto, potrebbe farti piacere avere compagnia. Lo terrò a mente, Natty. Grazie mille. Ed eccoci arrivati. Non so proprio da che parte iniziare. I tre manici di scopa è il posto perfetto per gustare una burrobirra, mentre da Mielandia puoi trovare tutti i dolciumi che desideri. Non sono mai riuscita a stabilire quale fosse il mio negozio preferito. Cambio idea ogni visita. Sicuramente a Hogsmeade troverai tutto ciò che ti serve. La professoressa Weasley ha detto che ti servono delle ricette di pozioni, delle magiformule, dei semi e... Una bacchetta nuova. Ma certo, ti piacerà il signor Ollivander, vedrai. Voglio proprio vedere cosa sarai in grado di fare con una bacchetta tua. Dovresti avere tutto il tempo per recuperare ciò che ti serve e anche per esplorare un po' il villaggio. Fai pure con calma. Quando avrai finito, raggiungimi alla piazza di Hogsmeade. Mi troverai lì. Divertiti, ci vediamo presto. Revelio! Ecco una mente curiosa. Revelio!
Mi scusi, sono qui per le magiformule richieste dalla professoressa Weasley. Lo studente di Matilda. Ti stavo aspettando. Sono il proprietario della bottega. Thomas Brown. Hai già fatto una lezione di evocazione, immagino. Purtroppo non ancora, signore. Ah, allora la farai presto. Si tratta di magia allo stato puro, la creazione di qualcosa dal nulla. Non sempre è semplice, ma per fortuna in tuo aiuto ci sono le mie magiformule. Tu esercitati e lascerai a bocca aperta perfino la professoressa Weasley. Di certo è qualcosa a cui aspirare, signor Brown. Non vedo l'ora arrivi quel giorno. Anch'io, senza dubbio. Le magiformule sono utilissime per evocare oggetti unici, come decori o mobili dalle caratteristiche specifiche. Ma lascio alla professoressa Weasley l'onore di farti lezione. Per ora, ecco quelle che ti servono. Banco da giardinaggio e tavolo alchemico, vero? Credo di sì, signore. Bene. Non c'è niente di meglio che coltivare i propri ingredienti e distillare ciò che vuoi quando vuoi. Diamo un'occhiata. Da un'occhiata a quello che ho. Che ne dici? Se ti interessa, dai pure un'occhiata al resto del mio inventario. Reveglio! Revelio. Per la maledetta barba di Merlino, di nuovo. Un attimo, sono... Ah, sei tu. Solo un momento. Buongiorno, sto cercando... Una bacchetta, sì. Alla buon'ora. Sì, io... Alla buon'ora? Sei il nuovo studente del quinto anno, no? Ma che dico, certo che lo sei. Il mio nome è Garbold Ollivander.
Ma di certo avrei già sentito parlare degli Ollivander, i migliori produttori di bacchette al mondo. È un piacere conoscerti, davvero. Su, vieni con me. Troviamo la bacchetta perfetta, d'accordo? No, 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 no. Tu no. Ah, sì. Sì. Nucleo potente, 10 pollici e mezzo. Dovrebbe andare. Tieni, perché non provi questa? Forza, su, brandiscila. Che strano. Prova ancora, su, brandiscila bene. Oh, oh, oh. Beh, direi che non ci siamo, eh? Non preoccuparti, la troveremo. No, tu no. Forse... sì. Legno raro, 13 pollici e 3 quarti, corda del cuore di drago. Proviamo questa qua, invece. Oh, oh, cielo! Santo cielo! Tu puoi tornartene dritta sullo scaffale. La cosa si sta rivelando più complessa di quanto pensassi. Non capisco. Dove sei? Forse tu? Oh... ed eccoti qui. Sì, tu potresti essere quella giusta. Ecco, prendila. Interessante. Curioso, invero. Interessante. Curioso, invero. Interessante. Curioso, invero. Interessante. Curioso, invero. Interessante. Le bacchette con corda di cuore di drago sono molto potenti e imparano in fretta. Curioso, invero. Che cosa ne pensi? Straordinario! Con questa bacchetta inizia il tuo brillante futuro nella magia. Allora, che impressione ti ha fatto? Buona, diversa. Ho percepito una specie di scarica di energia. Un buon abbinamento.
Tra voi c'è una connessione potente. La bacchetta giusta imparerà da te tanto quanto tu da lei. Non vedo l'ora di provarla. Lo immagino. Un nucleo di corda del cuore di drago è in grado di produrre magie strabilianti. E il legame tra voi due diventerà sempre più forte. Non sorprenderti se la tua nuova bacchetta sembrerà percepire le tue intenzioni, in particolare nei momenti di bisogno. Mi sembra fantastico, signor Ollivander. Ti lascerò alle tue cose, allora. Torna pure da me se mai dovesse servirti qualcos'altro. Revelio! Puoi neanche immaginare quanto fosse scomodo viaggiare prima che il proprio da... Lumos! Ci credi che c'è chi non sa gestire una... Revelio! 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 Ti do il benvenuto da Pozioni Revelio. Pippin. Chiedo scusa? Oh, grazie al cielo. Udendo il campanello credevo fosse la signorina Laweng. Non che si degni di venire qui. Comunque, non mi pare di averti mai visto qui, prima d'oggi. È la prima volta che vengo a Hogsmeade. Ah, sì? Perry Pippin al tuo servizio. Ti trovi da Pozioni di J. Pippin. Le tue pozioni per tutte le occasioni. Lo avrai già letto sull'insegna, ma mio nonno ci teneva che lo dicessi a tutti i clienti. Come posso esserti d'aiuto? La professoressa Weasley mi ha chiesto di prendere alcune ricette. Sono nuovo di Hogwarts. Ah, sì, ci ha mandato un gufo al riguardo. Ho messo subito da parte quel che ti serve. Ripensando alla mia gioventù, ho immaginato volessi tutto ciò che è utile per le pozioni. La preparazione di pozioni è l'arte più affascinante. Batte qualsiasi cosa si possa fare con una bacchetta. Le pozioni sono davvero così versatili? Forse non faranno la stessa figura di un incantesimo, ma non credere che siano meno potenti. Possono guarire, distruggere, proteggere, ma te ne accorgerai presto. Visto che è la prima visita, ci tengo a dirti che non vendo solo ricette per le pozioni.
Offro anche preparazioni già pronte per qualsiasi evenienza e inoltre ne scopro continuamente di nuove. Passa di qui ogni volta che puoi, così da non perdere le novità. Comunque, per ora ti do le ricette richieste, va bene? Cosa posso fare per te oggi? Ti prego di dare un'occhiata al resto del mio inventario o, se sei di fretta, di tornare a farmi visita presto. Revelio! Revelio! Ah, buongiorno! Mi scusi, sono qui per i semi che la professoressa Weasley ha ordinato per me. Ah, il dittamo per il nuovo studente del quinto anno. Immagino sia tu. Per la barba di Merlino, iniziare Hogwarts dal quinto anno ti tremeranno le ginocchia. Niente affatto. Sto cercando di viverla come una grande avventura. Così si parla. Non tutti possiedono il temperamento giusto per affrontare i cambiamenti. A proposito, mi chiamo Timothy Tisdale. Questo è il mio negozio, la Rapa Magica. Tengo il carrello qui fuori perché mi piace chiacchierare. Non posso rimanere aggiornato se me ne sto rintanato all'interno, no? In effetti. Oltre ai semi ho anche molte piante. Coltivo tutto da solo. La mia specialità sono gli ingredienti per le pozioni. Persino Pippin si rifornisce da me. Però che ne dici se ti do un pacchetto di semi di dittamo? Fammi indovinare. Cerchi qualcosa di nuovo. Da pure un'occhiata in giro. Ci sono diversi ingredienti che scommetto stuzzicheranno il tuo interesse. Beh, è tutto. Sarà meglio che vada a cercare Natti adesso.